qualche modo. Ringrazio per averci ricevuto, come ringrazio tutte le istituzioni qua presenti di aver partecipato alla manifestazione, di averci sempre supportato. Il tema ci siamo già visti, lo conosce, è inutile stare a girarci tanto intorno. C'è 2 anni che andiamo avanti con questo, chiamiamolo stillicidio, insomma c'è stata annunciata prima la chiusura dell'officina Cargo, piano piano non era più l'officina, era oltre l'officina la sala operativa, poi l'impianto primario, e 2 anni che insomma viviamo in questa situazione. Tutto questo, c'è stata un'accelerazione poi a livello nazionale i piani della Cargo sono molto chiari, insomma c'è un arretramento della Cargo in pianura padana e un lasciare tutto ciò che secondo il gruppo FS non è remunerativo, per cui anche il lavoro che viene aspetta. Poi lei era, ho visto che era presente lunedì al convegno, sì. Ha sentito dalla viva voce di Moretti che per lui è intenzionato a fare solo i treni con più che hanno una percorrenza superiore ai 500 km. Con 40 TEU trasportati o 700 tonnellate, e sappiamo tutti che a Spezia i treni più lunghi sono 250-300 km, perché vanno tutti diciamo, in pianura padana, quindi sappiamo, in pratica ci ha detto che Spezia chiude. Ha visto anche il suo modo di porsi piuttosto arrogante nei confronti di tutti, e è il modo in cui si è posto con noi in questi 2 anni. L'azienda ora noi, a parte che abbiamo chiesto più volte un incontro anche con lui, però anche con i dirigenti aziendali, i pochi incontri che abbiamo avuto, l'atteggiamento è stato questo, no? Mi ricordo addirittura una volta, un anno e mezzo fa, prima che lei venisse, che... Che addirittura al suo predecessore, un dirigente aziendale non era venuto, insomma dicendo sono in ferie, non mandando nessuno. Ecco, questo è l'atteggiamento del gruppo FS. A questo punto siamo veramente preoccupati per i 150 lavoratori di Cargo che pensiamo non vengano recuperati, sì, nessuno forse perderà il posto, anche questo è da vedere. C'è l'attivazione di un fondo esubero, sì, però 150 persone sono tante, sicuramente non rimarranno a Spezia. Da questo c'è l'indotto di altre 40 persone di RFI della manovra, che oggi la manovra portuale dello scalo di Migliarino di Santo Stefano lavora solo per Cargo. Quindi domani non sa. E c'è il pericolo che chi è che fa trasportare le merci su ferrovia? Si trasporteranno ancora le merci su ferrovia? Chi verrà? Cioè, questa è la preoccupazione poi di tutta la comunità di come verranno effettuati i traffici portuali. I traffici portuali che ora stanno riprendendo. C'è un'accelerazione, siamo stati convocati come segreterie regionali il 7 di giugno dalla Cargo, dalle voci che dicono sembra che ci presenteranno un piano di chiusura. Ecco, quindi questa è la nostra preoccupazione, e la preoccupazione insomma
della città, ecco, poi qua rappresentata da tutti.